ti abbiamo proprio importunato appena finita questa assemblea un po' rocambolesca, come un po' le vicende di questi ultimi tempi. Che è successo in poche parole? Ma nulla, diciamo, di eccezionale. Noi continuiamo a essere, a comportarci come sempre. Oggi c'era l'assemblea ordinaria della banca, dove si approvava il bilancio della banca, e invece qualcuno ha pensato che altre cose, per cui, inducendo in errore il presidente del tribunale, ha portato, no, dicendo che nei giornali avevano letto alcuni soci, qui tre o quattro soci solidi, voi che conoscono tutti ormai, ha indotto il presidente del tribunale a prendere una delibera che non c'entrava niente. Per cui si è svolto tutto regolarmente. L'assemblea si è fatta regolarmente, come sempre, all'unanimità, tutti gli azionisti presenti, e come sempre, porta aperta a tutti quelli che vengono. Anche oggi è stato il dibattito, ognuno ha potuto dire quello che pensava, e alla fine si è votato, nemmeno un astenuto e nemmeno un voto contrario, tutta all'unanimità, per cui questi bei giovanotti, no, che vanno in giro per la città grazie alla Banca Popolare che l'ha arricchiti, perché parecchi di questi, se no, la fame, no, l'avrebbe... sfurticava con la vertica, dicono. Oggi però adesso sarà venuto anche il momento di fare i conti e chiederemo i conti di queste cose, perché la banca è una cosa seria e i servizi è una cosa seria e deve essere prima di tutto difesa da tutti, perché un conto alle istituzioni, un conto alle simpatie o antipatie, certo, personali. Certo. Ma noi... è vero che questa mossa poteva anche commissionare, cioè portare al commissariamento della banca? Come sapete, la banca è una società quotata. Oggi doveva, la legge dice che entro il 30 aprile di ogni anno bisogna approvare il bilancio della banca. Noi siamo il 51% della banca. Se noi oggi non potevamo approvare il bilancio, per cui la banca non poteva approvare, perché succedeva che la banca non approvava i bilanci, è chiaro che aprivamo, no, una fase, un grosso problema. Grosso problema.